Io non vedo l'ora di averle, magari da ignorante, però con i nostri avvocati non abbiamo problemi, ci potremo confrontare. Voglio capire, voglio sapere, voglio capire anch'io, perché comunque mia figlia non c'è più come le altre 31 persone, quindi credo che abbiamo diritto di capire e vogliamo sapere. È ormai agli sgoccioli la faticosa attesa dei familiari delle vittime del 29 giugno 2009. Entro poche ore, al massimo per giovedì, riceveranno dai loro legali le motivazioni della sentenza di primo grado depositate dal collegio giudicante del Tribunale di Lucca il 31 luglio. Circa 1.300 pagine da scandagliare a fondo per capire davvero le condanne e le assoluzioni stabilite nel dispositivo letto in aula il 31 gennaio scorso e per impostare il processo d'appello per il prossimo anno. Anche di questo si parlerà durante i giorni della memoria e della solidarietà, la consueta manifestazione estiva che l'associazione Il Mondo Che Vorrei Onlus organizza ad agosto. 5 serate nella Pineta di Levante, allo Stadio dei Pini, alle ore 22, da giovedì 3 a lunedì 7 agosto. Sarà un dibattito sull'amianto, perché insomma anche per il 29 giugno sono venute giù le associazioni. È un problema veramente molto grosso, di cui probabilmente non si ha la netta percezione della gravità. Poi sabato avremo lo spettacolo di Alessio Bernardoni, Il Fischio, che diciamo è uno spettacolo sulla strage di Viareggio. Domenica sera avremo il dibattito con alcuni nostri avvocati. Noi vorremmo farlo parlando un po' delle motivazioni che sono state depositate, perché vorremmo in questa serata anche accennare un po' a quello che è il percorso per l'appello, come funziona.